Questo 2021 volge al termine, anche dal punto di vista dei miei investimenti e di tutto quello, diciamo, che ho fatto durante l'anno, e oggi vado a fare un piccolo recap, anche per andare a vedere come si è chiuso l'anno, come è andato a finire questo anno iniziato a metà, perché chi mi segue si ricorda, io ho cominciato a reinvestire ad aprile dopo che ci siamo ritrasferiti dall'Irlanda all'Italia, e per cui bisogna vedere come è stato chiuso questo 2021 che tanto non ci ha dato, però dallo stesso punto di vista mi ha dato tante soddisfazioni dagli investimenti e dal risparmio. Bene, ne parliamo subito dopo la sigla. Ciao a tutti, bentornati sul canale, io sono Pasquale e questo è Io Risparmio, il canale del vostro piccolo investitore e risparmiatore della porta accanto. Oggi vado a fare un piccolo sunto di quello che è stato questo mio 2021 in termini di investimenti. Tralascerò alcuni investimenti da questa panoramica e prevalentemente non vado a riportare per motivi ovvi la mia liquidità, perché la voglio tenere momentaneamente lì da parte, perché ci sono dei, come avete scoperto, diciamo, dal video dei miei progetti per il 2022, quella liquidità servirà ad altro, un progetto segreto, ve ne parlerò più avanti durante il 2022 e poi non vi vado a parlare neanche di quello che è il mio portafoglio cripto, perché, come ho detto diverse volte, è una cosa speculativa, non mi va di parlarne, ne ho qualcosa. Se crescono, tanto riguadagnato, li posso disinvestire, vendere e rimettere sul mercato azionario, se va male, come se non fosse stato niente, come se non fossero esistite quelle cripto. Bene, andiamo subito su Wallmine, e se hai seguito il mio video sui migliori tool per andare a monitorare il proprio portafoglio, hai capito che io adoro Wallmine, e andiamo a vedere come si è andato ad evolvere questo portafoglio nell'arco del 2021. E poi andiamo a vedere anche quali sono state le quattro aziende migliori e le quattro aziende peggiori del mio portafoglio durante il 2021 e quanti dividendi ho incassato alla fine dell'anno. Benissimo, andiamo su Wallmine e come possiamo vedere già da qui, il portafoglio da aprile 2021 fino a fine dicembre 2021 mi ha reso il 20,15%, un rendimento che tutto sommato mi va più che bene, anche perché sapete che il mio obiettivo, diciamo, di investimento è fare circa 1,5-1,2% mensile di media. Da aprile a dicembre sono 8 mesi, per cui mi aspettavo un 12%. È andata molto bene. I rendimenti dai dividendi non sono inclusi in questo rendimento, sono inclusi invece quelli relativi al cambio valuta, che ovviamente hanno influito tantissimo in questo periodo. Con un portafoglio di investimento di circa 18.700 euro e un market cap attualmente di 22.431 euro. In realtà, considerato la liquidità, le criptovalute e tutto un po' quello che circola intorno, sono fortunatamente sopra i 25, però appena parleremo del progetto segreto andiamo anche a vedere quanta è la liquidità. E andiamo a vedere un attimino come si è comportato il portafoglio durante quest'anno, anche andandolo a comparare con i vari benchmark, diciamo, di riferimento. Andiamo a guardare prima di tutto le performance. Allora, da market value, prima di tutto andiamo a vedere che come sono andate a influire principalmente in termini di rendimento le aziende. L'ultima che ho aggiunto è CMC Markets, che ovviamente è quella che ha reso un po' meno rispetto al lotto, anche se per mia fortuna ha performato meglio rispetto a quello che alcune aziende che ho, diciamo, da aprile in portafoglio. Per cui il performance parlando, vediamo come si è andato a evolvere il portafoglio dalla sua nascita, dagli alti e bassi. È il 12 aprile quando ho fatto il primo investimento, anzi i primi, perché spostavo appunto la liquidità dei miei investimenti da trading 212 che avevo, diciamo, quando stavo in Irlanda, a qui in Italia. E diciamo che il portafoglio ha avuto più soddisfazioni che altro. L'azienda che mi ha reso di più, come la potete vedere, è il 50,55% di Gladstone Land, seguita da Microsoft che mi ha dato un più 28,5%, Iron Mountain, il REIT, il secondo REIT di questo lotto che mi ha dato un 27,79% e Google Alphabet che mi ha reso un 26,29%. Soddisfazione alle stelle perché i REIT sono stati appunto un po' bistrattati da molte persone, secondo me questo è il periodo in cui andare a metterci qualche soldino. Effettivamente, fortunatamente ho avuto ragione. Per quanto mi riguarda, non mi interessa avere ragione, mi interessa avere rendimenti. E infatti, subito dopo abbiamo anche Stag, che è un altro REIT. In termini industriali, ci ho fatto un video apposito, magari ve lo lascio qui da qualche parte.
In termini di ritorni, come possiamo vedere da questo grafico, Wallmine ci va anche a dire il nostro portafoglio, come si è andato ad evolvere dall'inizio. Mentre gli altri benchmark di mercato erano in positivo, lui è partito con un meno 5,17%. Ad agosto ero vicino un po' alla media del benchmark di mercato, in particolare all'S&P 500, che è un po' quello che inizialmente andava a seguire perché trattava principalmente di azioni americane. Come dicevo prima, ritorno fino ad oggi, da quando è stato creato il portafoglio, un più 20,42%, rapportato allo standard S&P 500 che ha fatto un 14,3%, ho performato meglio, mentre ho performato peggio relativamente al fatto del benchmark del Nasdaq 100, che ha fatto un più 31,6%. Però diciamo il total stock market ha fatto quasi un 11,6%, gli emerging market un meno 5,17%, uno US stock totale 13,02%, e un Dow Jones un 6.53, per cui mi posso ritenere soddisfatto anche per quanto riguarda quello che è i benchmark di riferimento. Qui mancano altri benchmark magari un po' meno importanti, e in prevalenza mi riferisco a quello considerato che ho tanti REIT, il NAREIT, l'indice NAREIT, però insomma, siccome poi il portafoglio si andrà a diversificare molto anche su altri asset, incluso il BDC e un po' tutte le azioni a dividendo, fondamentalmente mi interessa poco battere in benchmark, mi serve più per un riferimento personale, per vedere un po' se riesco a performare meglio o peggio di quello che farei se non investendo magari in un semplice ETF. Allocazione. Gli strumenti prima di tutto, in questo momento quasi un 53% abbondante, sono large cap e mega stocks. Vorrei ridurre questa parte e vorrei incrementare leggermente quella delle small cap, che in questo momento sono quasi un 19%, mentre le medium cap sono al 28%, e anche questo vorrei ridurre. Diciamo che vorrei portare intorno al 20-22% le small cap, magari un 50% qui e la restante parte in medium stock. Per quanto riguarda i tickers, così come vanno a influire sul portafoglio, io ho un'azione Google, quindi un 11,6%, che è l'azione che traina il portafoglio. Poi ho Caterpillar 7,3%, Gladstone Land 7,2%, Microsoft 6,6%, CMC Market 6,5% e così via, con Pembina Pipeline, che è quella che ha un po' sofferto di più questo portafoglio, che è un circa 4,9%. Relativamente a come è diversificato dal punto di vista dell'industria il portafoglio, abbiamo per settori finance quasi un 40%, e qui sono inclusi oltre che alle banche anche i BDC, real estate, i miei famosi abitorati REITs, un 18,3%, tecnologie, e qui mi riferisco prevalentemente a quello che può essere Google, Microsoft, un 18%, l'industriale quasi un 14%, consumer staples 6,1%, energia quasi un 5%. Per quanto riguarda le industrie, come possiamo vedere, la tecnologia praticamente va a fare un match con quello che è l'internet service e infrastructure, proprio perché sono Google e Microsoft e di lì non si sfugge. Per quanto riguarda il real estate abbiamo 13,2% per quello che è il real estate puro. Poi abbiamo Agriculture and Farm Machinery, in questo caso vado a orientarmi prevalentemente, per quello che capisco, a quello che può essere Caterpillar o anche una parte di Gladstone Land. Poi tutto il resto, Asset Management e Custody Banks, qui ovviamente c'è Bank of Nova Scotia e poi i vari BDC. Geograficamente parlando sono ancora troppo esposto agli Stati Uniti d'America, quasi un 83%, questa quota dovrebbe scendere per quanto mi riguarda intorno al 60-50%, non di più, perché volevo ampliare anche altri mercati. Visto che Saxo Bank mi permette di investire in mercati un po' più esotici, vorrei anche investire in qualche azione del Sudafrica, della Cina e del Giappone, e un po' quello del Nord Europa. Ho presentato diverse aziende durante questo anno, e non è che l'ho presentate per fare bellezza, sono aziende che seguo, che mi interessano e che vorrei introdurre in portafoglio. Per il momento un 10% è Canada, anche questa parte vorrei un po' incrementare, così come vorrei incrementare la parte relativa all'Australia, che è a zero, così come anche il Regno Unito, che dà succosi dividendi con singola tassazione al 26%. Per quanto riguarda la valuta, ovviamente essendoci solo aziende quotate sul mercato americano, anche se sono canadesi, abbiamo un 93,5% in dollari e un 6,5% per quanto riguarda quello che sono GBX, Great British Pence, non pound. La X sta per pence, perché CMC Market è quotata in pennies e non in pound. Andiamo a vedere invece quanti dividendi ho incassato quest'anno, che è stato il primo anno quasi pieno, non è quello pieno perché ho cominciato ad aprile, però sono solo 4 mesi. Andiamo a vedere appunto come è andato ad evolversi il mio portafoglio di dividendi in quest'anno, che nell'ultimo mese dell'anno
sia con l'aggiunta di HMC Market e sia col fatto che Guidiba finalmente mi ha diciamo erogato i dividendi che avevo maturato su alcune aziende e che loro sostenevano di avermi erogato ma non avevano mai fatto, alla fine lo hanno fatto con molto ritardo, 5 mesi di ritardo, tra parentesi ho abbandonato quella piattaforma. Andiamo a vedere quello che ho incassato a fine anno. Allora, come si può vedere da qui, ovviamente ci sono stati alcuni mesi, e in particolare questa è l'azienda che Guidiba non erogava, così come altre che poi hanno erogato in ritardo, Stellus Capital Management, che praticamente non mi è stato erogato nessun dividendo a settembre, un 0,50 centesimi a ottobre, e poi a novembre 4,81, e finalmente a dicembre ho preso anche quelli che mi erano scaduti. Comunque, al di fuori della media, questo mese ho ricevuto anche CMC Market, che mi ha permesso di raggiungere i 60 euro di dividendo per un totale di quest'anno di quasi 245 euro a fronte di 22.500 euro di capitale tra l'investito e il capital gain, di cui appunto sono più che soddisfatto, perché insomma è un dividendo che è intorno al 5% netto. Di più sinceramente non voglio. Per quanto riguarda come sono andate le performance, le abbiamo viste prima, andiamo a rivederle qui. Le best performance sono Gladstone Land, appunto il REIT sul i campi coltivati, 50.55%, poi abbiamo Microsoft 28.5%, Our Mountain 27.3%, Google 26.29%. Le peggiori, come dicevo, sono Pembina Pipeline, meno 4.77%, Stellus Capital Management con meno 0.97%, Realty Income un più 0.61% e Main Street Capital più 3.81%. Per cui anche le aziende che peggiorano, che vanno a performare peggio, non mi hanno deluso più di tanto. Questo diciamo che è l'aggiornamento per il 2021, e spero che il 2022 sarà molto più produttivo. Io ho un grande progetto nascosto che vi racconterò appena ho messo un po' su le basi, le fondamenta per questo progetto, ma l'altro mio grosso diciamo progetto, che è un po' noto a tutti, è quello di arrivare a investire almeno per la fine di quest'anno i 50.000 euro, roba che è molto ma molto presuntuosa, però diciamo, spronandomi un po', magari non li raggiungo, ma ci vado molto vicino. Bene, spero che questo mio aggiornamento sul mio portafoglio sia stato di tuo gradimento. Se lo è stato, per favore ti chiedo di lasciare un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube, anche perché abbiamo da poco passato le feste e vorrei fare un paio di capriole in più con doppio carpiato e avvitamento totale. Se poi sei nuovo, ti prego di iscriverti e cliccare la campanella per non perdere nessun video successivo, e ovviamente lasciami i commenti qui sotto per sapere cosa ne pensi tu di questo portafoglio, di come si è andato ad evolvere e cosa pensi che dovrei fare o non dovrei fare. La discussione costruttiva è sempre ben accetta. Bene, anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!